La richiesta delle regioni è unanime, senza rimborsi Covid si rischia il default. Peccato però che non tutti i territori potranno godere degli stessi ristori. La circostanza è emersa ieri a Roma nel corso della conferenza delle regioni. Nelle cartelle infarcite di dati e numeri consegnate al neo presidente della Regione Calabria, Roberto Chiuto, è contenuto un dato da non credere, mentre alcune regioni, come l'Emilia-Romagna, hanno richiesto un sostegno pari a 170 euro per abitante, la Calabria ne ha reclamato soltanto 46 per ogni residente. Roba da non credere, insomma, una beffa in piena regola, acuita dalla circostanza che la media nazionale dei rimborsi si attesta a 120 euro. Comprendere le ragioni del cortocircuito istituzionale servirà, ma soltanto fino a un certo punto. Già nelle scorse settimane gli enti locali in un documento avevano evidenziato la necessità improcrastinabile in considerazione della difficile situazione economica che sta interessando le gestioni sanitarie regionali di un intervento normativo che consenta un utilizzo flessibile delle risorse emergenziali disponibili e del superamento delle perimetrazioni normative che mette a disposizione risorse ulteriori per garantire un livello di finanziamento corrispondente alla tipologia e al volume degli interventi emergenziali e di ripresa delle attività ordinarie necessarie per l'anno 2021. Una prima risposta dal governo è comunque arrivata. Il sottosegretario alla salute Andrea Costa ha reso noto che il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile, CIPES, ha deliberato oltre 122 miliardi di euro per finanziare il sistema sanitario nazionale nel 2021. Nello specifico, precisa Costa, gli oltre 116 miliardi di euro ripartiti e assegnati tra le regioni e le province autonome per il finanziamento indistinto dei livelli essenziali di assistenza LEA, si aggiungono ulteriori 1,7 miliardi destinati al finanziamento degli interventi adottati per l'emergenza sanitaria da Covid-19.